La forza di questi mercati è proprio avere l'imprenditore agricolo dietro al banco. Se non è così, non è mercato di campagna amica. Ci deve essere il produttore e deve comunicare come effettivamente lavora. E questo sarà l'arma vincente dei nostri mercati coperti. Esempio eclatante il nuovo mercato coperto di campagna amica di Vicenza, allestito all'ex Camera di Commercio nella centralissima via Cordenons. La struttura da un canto va a riqualificare uno stabile da anni dismesso, dall'altro conferma il trend in crescita dei nostri prodotti in un momento in cui il consumatore chiede proprio alimenti a chilometro zero e garanzia di bontà. È un servizio principale per la città e non solo per il centro storico, ma sai cosa penso io? Che c'è stata la stagione dei grandi ipermercati, dei grandi supermercati, dove tu trovavi a Vicenza quello che avresti trovato in una qualsiasi altra città italiana. Adesso si sta facendo largo una cultura diversa, mangiare forse meno, bere meno, ma meglio. E qua dentro i prodotti del meglio ci sono e come. Più di 3.000 persone al taglio del nastro del mercato coperto di campagna amica, che sarà aperto ogni sabato dalle 9 alle 18 sino al 31 gennaio, e poi la domenica, una giornata di festa, di spettacolo, intrattenimento, un modo per fare comunità, e poi loro, 19 produttori da tutta la provincia di Vicenza. Noi vogliamo che siano dei momenti di cultura, di comunicazione e di far capire effettivamente l'esigenza dell'imprenditore agricolo, che è quello sì di produrre, ma di produrre del cibo sano. E non è meglio che entrare su un locale e trovare dietro il banco l'imprenditore agricolo che effettivamente ci mette la faccia.